caffè, Piano di Sorrento ha fatto aumentare le bandiere blu della provincia di Napoli. Prima era solamente Massalubrense, ora ne abbiamo quattro: Capri, Massalubrense, Sorrento e Piano. Allora, ogni tanto escono fuori anche delle polemiche, delle cose, bandiera blu, mare non sempre pulito. Allora, innanzitutto chiariamo una cosa: la bandiera blu non è solo il mare, giusto, Presidente? La bandiera blu ha come paletto d'accesso la qualità delle acque. Devono essere classificate come eccellenti negli ultimi 4 anni. E questo è fuori di dubbio che tutte le località a bandiera blu siano così. Non è solo questo, ma è gestione dei rifiuti, depurazione, ci stanno tutti gli aspetti legati alla sicurezza, la gestione del territorio nel suo insieme, sono 32 indicatori che vengono analizzati e esaminati, ma quello che vale la pena di capire, che è importante, è l'impostazione. La filosofia è quella del miglioramento continuo, quindi entrare nel percorso bandiera blu e ottenere riconoscimento, quindi stare all'interno di una, di uno standard, di una griglia, è in realtà un primo grande successo, ma è un momento di inizio di un percorso che ogni anno tu devi migliorare le tue performance. Diciamo che in Campania è la provincia di Salerno allungata alla penisola sorrentina, se vogliamo usare, che con il Cilento soprattutto, indiscutibilmente il Cilento non c'ha problemi, maggiori problemi per antropicizzazione sicuramente consideriamo la fine della Sorrentina, però comunque rientriamo in questo. Però la cosa importante è che oggi questi nuovi comuni che hanno ottenuto la bandiera blu sanno che si dovranno misurare per il prossimo anno su un passo ulteriore, si devono dare degli obiettivi e devono risolvere. Questa è bandiera blu, se no si può anche non riconfermare. Va benissimo, grazie.